Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In primo piano la pagina dedicata al Covid, partiamo dal bollettino. Quest'oggi sono 81 i nuovi casi in Abruzzo, 8 i morti, 516 i guariti. Continua a scendere il numero complessivo degli ospedalizzati e il tasso di positività di oggi è il più basso dall'inizio dell'anno. Il servizio. Sono 81 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.627 tamponi molecolari e il risultato positivo è il 2,2% dei campioni. Il tasso di positività odierno è il più basso registrato dall'inizio dell'anno. 8 i decessi, il bilancio delle vittime sale a 2.385. Ancora in calo il dato complessivo sui ricoveri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 e 97 anni. 516 guariti. Le province con il maggior incremento di casi Covid quest'oggi sono quelle dell'Aquila e di Teramo, dove i casi sono rispettivamente 29 e 26. Seguono il Pescarese con 19 casi e il Chietino con 5 casi. Tre dei contagiati invece provengono da fuori regione. Gli 8 decessi, 4 dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL, riguardano persone d'età compresa tra 65 e 95 anni. Gli attualmente positivi scendono sotto quota 9.000, nelle ultime ore sono 443 in meno, per un totale di 8.614 persone. I ricoveri passano dai 465 di ieri ai 447 di oggi. 400 pazienti, 19 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica e 45, uno in più rispetto a ieri, sono in terapia intensiva. Gli altri 8.169 positivi, 425 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Polucci, ha presentato un'interpellanza quest'oggi per chiedere chiarimenti rispetto ai presunti ritardi della campagna vaccinale per i soggetti fragili. Ascoltiamolo. Un'interpellanza molto importante perché dati desumibili al 25 di aprile, fonte Fondazione Gimbe vede la nostra regione tra gli ultimi posti per quanto riguarda gli ultraottantenni e le categorie fragili. Ancora 40.000 ultraottantenni da vaccinare rispetto a una popolazione di 117.000. La metà della popolazione tra 70 e 79 anni è ancora in attesa. File chilometriche in alcuni luoghi, per esempio al Palacus di Chieti, e soprattutto una regione che non programma in modo efficace e soprattutto non controlla. Perché in tutto questo abbiamo potuto rilevare da questi dati che c'è nella categoria altro un numero significativo di vaccinazioni che sono avvenute in Regione Abruzzo. Ecco perché vogliamo vederci chiaro, sottolineare che con questi dati ci posizioniamo proprio tra le categorie più fragili e quindi quelle che potrebbero essere colpite di più dal virus, tra gli ultimi posti in Italia, e vogliamo chiedere risposte al governo regionale di come intende mettere rimedio a questa situazione, come intende programmare in modo più efficace e come intende controllare che non ci siano i cosiddetti saltafila. Taglio del nastro oggi ad Avezzano al nuovo pre-triage del pronto soccorso dell'ospedale, un'opera questa che guarda anche al post pandemia. Luca Pulzoni. Ecco qua. Taglio del nastro al nuovo pre-triage del pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano. Nuova riorganizzazione layout e percorsi Covid dedicati per un intervento realizzato anche nell'ottica post-pandemia. All'inaugurazione presente il manager dell'ASL 1, Roberto Testa, insieme all'assessore comunale con delega all'emergenza Maria Teresa Colizza e ai consiglieri regionali di maggioranza Mario Quaglieri e Simone Angelosante. Il nuovo pre-triage rientra nel lotto degli interventi messi in cantiere dall'ASL 1 per adeguare la struttura ospedaliera alla rete Covid regionale. Dopo l'inaugurazione dei 6 posti letto di terapia subintensiva, all'appello manca la ristrutturazione del reparto di rianimazione, lavori per un costo complessivo di quasi 2 milioni di euro. Una struttura innovativa all'avanguardia, una struttura costruita con materiali di ultima generazione, con un sistema intelligente del controllo dell'aria per garantire pressione negativa, con filtri EPA assoluti al 99,99%. Per garantire sicurezza sia per gli operatori e sia per i pazienti che accedono in questa struttura.
quindi un ulteriore tassello importante nella lotta alla pandemia, una struttura che garantisce un accesso controllato dei pazienti con dei percorsi specifici che potete vedere alle mie spalle, in cui appunto viene garantita la sicurezza di tutti quanti, operatori e pazienti. Per quanto riguarda gli ulteriori interventi che verranno posti in essere, domani inauguriamo l'TAC Covid sul presidio dell'Aquila, qui sono in corso di completamento gli ulteriori posti letto di rianimazione che mi auguro di poter inaugurare a breve. Un'attività a tutto campo su tutti i presidi proprio per rispondere a questa purtroppo terribile pandemia, oltre a tutta la vaccinazione che stiamo mettendo in campo con grosso dispendio di forze e di energie. C'è un pre-triage, vengono individuati i pazienti sospetti infetti e ci sono percorsi separati per i pazienti che hanno altre patologie e i pazienti infetti. Questo è un modo per tutelare chi è malato ma non di Covid, ed è estremamente importante perché stiamo assistendo ad una specie di cannibalizzazione degli ospedali da parte dei Covid, ma non dimentichiamo che ci sono infinite altre patologie e pazienti che devono essere accolti in sicurezza. Cambiamo argomento, giornata in Abruzzo per il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, che questa mattina all'Aquila è stato a colloquio con il presidente della giunta regionale. Sul tavolo il dossier delle grandi opere e la discussione con l'Europa per le reti TEN-T. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Infrastrutture al centro dell'incontro tra il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio e il viceministro al MIT Alessandro Morelli. Il presidente della regione ha consegnato al viceministro un dossier che racchiude le progettualità più importanti al centro del confronto tra regione e governo, reti viarie e ferroviarie ma anche porti ed aeroporto. Marsilio ha anche chiesto al viceministro di garantire l'impegno del governo italiano nei confronti della Commissione europea sul negoziato che riguarda i corridoi europei della mobilità, le famose reti TNT, per sostenere la richiesta formulata dalla Regione Abruzzo per ottenere il riconoscimento del porto di Ortona nella rete core del corridoio mediterraneo Tirreno-Adriatico e del prolungamento dei corridoi lungo l'asse Adriatico. E dobbiamo far entrare pienamente l'Abruzzo in questa partita. Il viceministro si è ascoltato con molta attenzione le questioni che gli sono state sottoposte, garantendo pieno impegno per rimettere l'Abruzzo al centro delle politiche dei trasporti e delle connessioni. Su questo e su altri temi abbiamo trovato l'interesse, la sensibilità e l'attenzione del viceministro e siamo certi che onorerà questi impegni oggi assunti con la nostra regione. Nel recovery plan, che dovrà essere presentato inderogabilmente alla Commissione europea entro fine aprile, sembra che le risorse destinate all'Abruzzo siano ben poche e ancora meno, se non del tutto assenti, quelle destinate alla portualità abruzzese, che chiede l'intervento della politica. Paolo Renzetti. Operatori portuali di Ortona ed imprese che utilizzano lo scalo merci lanciano un grido d'allarme rispetto alla mancanza di fondi per la portualità abruzzese all'interno della bozza governativa per sfruttare i fondi del Next Generation EU. Senza investimenti nelle infrastrutture e nella manutenzione dei porti di Ortona, Pescara e Vasto, dicono e scrivono operatori ed aziende in una lettera indirizzata ai parlamentari abruzzesi, non ci sarà futuro per gli scali, che rischiano di vedere svanire commesse importanti nonostante la posizione strategica al centro del corridoio Tirreno-Adriatico, come spiega il responsabile del Molino Casillo, tra le aziende più importanti nella produzione di grano. Il Molino Casillo opera già da qualche anno col porto di Ortona, però per poter competere con il mercato e tutto il resto abbiamo necessità di migliorare sia il dragaggio del porto e completare alcune infrastrutture quali le banchine. Così anche le ZES, le zone economiche speciali, rischiano di essere un fallimento. Le imprese abruzzesi, scrivono i firmatari della lettera aperta, in assenza di porti funzionali saranno costrette a scegliere altre destinazioni distanti con aggravio di costi e perdita di competitività. Le ZES, zone economiche speciali, cosa dicono? Dicono che per le aziende che vengono a introdursi, a mettersi in queste zone qua, hanno delle agevolazioni, ma se non possono entrare al porto, se le ZES, la ZES è collegata al porto, il porto è la ZES, se non possono entrare, non ci sono i pescaggi, non ci sono banchine adeguate, chi è che viene? Non viene nessuno, le ZES sarà un fallimento per me, secondo me. Numeri da ultima in classifica per l'artigianato abruzzese, saldo negativo per il numero delle imprese, soprattutto
nel Chietino e nell'Aquilano. Abruzzo, regione Cenerentola d'Italia, nell'andamento delle imprese artigiane nel primo trimestre dell'anno, anche se per ora le misure varate durante la crisi da governo e regione hanno scongiurato effetti ancora peggiori. A dirlo, numeri alla mano, è un rapporto redatto sui primi tre mesi del 2021 da Aldo Ronci per conto della CNA Abruzzo, che dà un'idea di quello che si sta muovendo attorno al mondo della microimpresa regionale. Il risultato dello studio, realizzato su dati di moviimprese.it relativi ai mesi di gennaio e marzo, dicono che le imprese artigiane abruzzesi flettono in misura nettamente minore rispetto agli ultimi anni, ma registrano comunque un decremento percentuale dello 0,91 pari a 4 volte quello medio italiano, che è dello 0,23. Ed è così che si spiega la collocazione all'ultimo posto nella graduatoria tra le regioni italiane. Nel primo trimestre del 2021 le iscrizioni delle imprese artigiane sono state 449, con 716 cessazioni, con un decremento netto di 267 unità, cifre che però, viste in controluce, in combinazione cioè con quelle percentuali, dicono anche altre cose. Perché se è vero che l'incremento delle cessazioni nella nostra regione si attesta al 24% contro una media nazionale del 18%, le iscrizioni flettono di un pesante 15% contro invece un incremento medio nazionale del 6%. Ed è dunque da questa combinazione negativa che nasce l'ultimo posto in classifica. I numeri negativi si spalmano un po' su tutte le province, con Chieti e L'Aquila rispettivamente a meno 83 e meno 72, Pescara e Teramo attestate su dati un po' meno negativi, meno 49 e meno 63 unità. Cifre queste che pongono i territori del Chietino e dell'Aquilano al quart'ultimo e quint'ultimo posto tra le province italiane. Tra i settori infine più in difficoltà ci sono le costruzioni con meno 96 e i servizi alla persona meno 65, poi il manifatturiero meno 49, concentrato soprattutto in alimentari, abbigliamento e articoli in pelle. Pulizia delle spiagge con mezzi meccanici in un sito di interesse comunitario. Lo rende noto la stazione ornitologica abruzzese, che denuncia i lavori a Marina di Vasso nel territorio comunale di San Salvo. Lavori con mezzi meccanici sulla spiaggia dove nidifica il raro fratino e una duna sarebbe stata parzialmente spianata. La denuncia arriva dalla stazione ornitologica abruzzese, che parla di violazione della delibera di giunta regionale volta alla conservazione di specie habitat. Le ruspe hanno lasciato il segno del loro passaggio nel sito di interesse comunitario Marina di Vasto, a sud del torrente Buonanotte, nel territorio del comune di San Salvo. In queste località, con l'avvicinarsi dell'estate, ogni anno si teme che le dune naturali, fondamentali all'ecosistema della zona, possano essere spianate per far posto a balneatori e grandi eventi. Basti pensare alle polemiche per la candidatura della spiaggia Vastesi ad ospitare due anni fa il Jova Beach Party di Lorenzo Cherubini, che alla fine si tenne a Montesilvano. La spiaggia però non è un deserto privo di vita, ma un habitat ricco e variopinto. Qui crescono le piante annue che trattengono la sabbia, permettendo alla spiaggia di sopravvivere senza ripascimenti. Sulla costa inoltre nidifica il fratino eurasiatico, un uccello a rischio estinzione che depone le uova proprio nell'erba tra le dune di sabbia. La delibera regionale quindi vieta la pulizia della spiaggia tramite mezzi meccanici, che anzi deve essere svolta a mano o tramite l'ausilio di un piccolo mezzo gommato adatto alla battigia. Le norme consentono tranquillamente di coniugare, dicono gli ambientalisti, decoro delle spiagge, raccolta dei rifiuti e vita animale e vegetale. Visita ufficiale in Abruzzo dell'ambasciatrice della Repubblica Sudafricana in Italia, che ha incontrato il governatore Marsilio, il prefetto dell'Aquila Torraco e il sindaco del capoluogo Biondi. Tra gli argomenti trattati, quello della pandemia, della tutela della biodiversità e della nutrita comunità abruzzese in Sudafrica. Ci sono grandi rapporti tra l'Abruzzo e il Sudafrica. La comunità italiana presente in Sudafrica è fortemente rappresentata da abruzzesi che contribuiscono alla crescita di quel grande paese. L'ambasciatrice è impegnata anche a stringere e ulteriormente rafforzare queste relazioni, a partire dai rapporti con i nostri parchi nazionali, che hanno nei confronti del Sudafrica mostra grande interesse per
le nostre bellezze naturalistiche, paesaggistiche, la varietà della nostra flora e della nostra fauna. Sì, oggi sono appunto trascorsi 27 anni dalle prime elezioni libere e democratiche occorse in Sudafrica nel 1994. Ho preso questa opportunità di venire a visitare il Presidente della Regione e con l'occasione gli ho voluto fare un omaggio di un libro del nostro primo Presidente eletto in maniera libera e democratica, appunto Nelson Mandela. Questa è anche un'opportunità per riallacciare i rapporti che così intensamente si sono susseguiti negli anni tra la Regione Abruzzo e la Repubblica del Sudafrica e che speriamo di poter riavviare e riintensificare dopo questo periodo di buio. Sì, l'Abruzzo per noi ha un valore speciale in quanto la più grande presenza italiana in Sudafrica è rappresentata da cittadini provenienti dalla Regione Abruzzo, quindi i nostri legami sono veramente peculiari. E inoltre il Sudafrica possiede, l'Abruzzo possiede queste bellezze naturali, questi parchi che sono unici nella loro specie, con delle specie appunto protette che sono in pericolo, l'orso, il lupo, per cui per noi è soltanto un onore e un piacere venire a conoscenza di queste realtà naturali e di poter eventualmente stringere dei rapporti con l'ente parchi sudafricano. Quindi con questo auspicio abbiamo appunto voluto fare questa visita. And the President, thank you very much for your time, Mr. President. Devo quindi ringraziare ancora una volta il Presidente della Regione per essersi reso disponibile a questo incontro che si svolge proprio nel giorno della nostra ricorrenza, della nostra festa nazionale, quindi mi fa ancora più particolarmente piacere e sono speranzosa appunto di poter continuare ad allacciare rapporti nel settore della natura e della conservazione e apprezzo il fatto che l'UNESCO abbia recentemente offerto questo riconoscimento molto importante ad uno dei parchi abruzzesi, è senz'altro motivo di orgoglio. Grazie ancora. Il Comune di Teramo, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, lancia il progetto Space Market, un'iniziativa che mira a trasformare il vecchio e degradato mercato coperto di Piazza Verdi in un incubatore culturale gestito da manager e creativi under 35. Si parte subito con un concorso di idee. Tania Bonici Castelli. La riqualificazione del vecchio e degradato mercato coperto di Teramo nella centrale storica Piazza Verdi è stato il sogno infranto di generazioni di teramani. Oggi il Comune di Teramo affronta il problema in un'ottica moderna e decide di trasformare quella bruttura inqualificabile in un mercato culturale urbano. Lo fa attraverso il progetto Space Market, che punta a coinvolgere i giovani per arrivare alla creazione, all'interno della struttura di Piazza Verdi, di un incubatore gestito da manager e creativi under 35. Saranno le loro idee a ridisegnare e valorizzare con forme di arte e cultura questo angolo della città degradato. La fase di avvio del progetto è il contest Immagina e racconta per Teramo, un concorso di idee appunto che scadrà il prossimo 10 maggio. L'iniziativa è cofinanziata dall'ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è promossa dal Comune di Teramo e dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con alcune associazioni culturali. Abbiamo pubblicato già nella giornata di ieri e resterà pubblico fino all'11 di maggio questo avviso per la selezione di 5 manager culturali e questo è il passaggio successivo che porta avanti un percorso di riqualificazione dei due spazi della macelleria, l'ex macelleria e l'ex pescheria del mercato coperto, una valorizzazione, un recupero di quegli spazi in un'ottica culturale. Quegli spazi diventeranno un hub, questi 5 manager che andiamo a selezionare avranno proprio il compito di riprogrammare la riqualificazione di quei due spazi che poi diventeranno centro nevralgico per una programmazione più ampia che si estenderà su tutto il tessuto cittadino e che avrà il compito quindi di andare a definire quelle che saranno le iniziative culturali del prossimo futuro da rilanciare partendo dagli occhi di una giovane generazione, quella fino ai 35 anni, che ha il compito oggi non solo di sognare ma di andare a realizzare quelle che sono le prospettive future in ambito culturale della nostra Teramo. Come
farete a coinvolgere questa nuova generazione? Abbiamo già avviato dei percorsi attraverso dei contest, una partecipazione attraverso gli strumenti digitali che oggi sono in gran parte utilizzati da questa generazione, per far sì che insieme possano già lanciare delle idee su quelle che possono essere le funzioni da destinare a quei luoghi. Abbiamo già delle ottime risposte, degli ottimi risultati, degli ottimi contributi da diversi giovani del territorio, non solo, evidentemente è il primo passo verso un percorso più lungo che vedrà coinvolta l'amministrazione comunale e tutti i partner del progetto Space per i prossimi 3 anni. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Il Pescara non va oltre l'1-1 nel recupero contro l'Entella, ultima della classe. I biancazzurri pagano un brutto primo tempo, chiuso in svantaggio per il gol di Schenetti, ed evitano il tonfo casalingo grazie alla rete di Rigoni proprio al 90esimo. Il pareggio avvicina il Pescara alla Serie C. Sabato il Delfino sarà costretto ad espugnare Cosenza per dare un senso alle ultime 3 giornate di campionato. Dopo 2 settimane di stop per il focolaio Covid, il Pescara con le stampelle torna in campo, ma non va oltre il pareggio per 1-1 con la Cenerentola Virtus Entella, sprecando una ghiotta occasione per avvicinare i play-out. Resta la speranza, ma solo quella, con la gara di Cosenza che deciderà la stagione. Grassadonia conferma il 4-3-3, in campo ci sono Macin, De Sena, Galano e Sorensen, vanno in panchina tanti gli assenti fra Covid e infortuni vari, all'ultimo minuto forfè anche di Maestro. La Virtus Entella del neotecnico Volpe risponde con il 4-3-1-2, panchina per l'ex Brunori. Nel caldo pomeriggio di Via Pepe parte con un buon piglio il Delfino, al quinto dopo un'azione insistita palla d'Odgard che conclude però centrale fra le braccia di Borra. Al 13esimo, sempre dalla distanza, la risposta ospite con il tiro di Dragomir parato a terra da Fiorillo. Al 15esimo Liguri ancora più pericolosi sugli sviluppi di una punizione calciata in area da Dragomir. Pellizzer di testa non riesce a correggere il pallone in rete a 2 passi da Fiorillo. Gara godibile con i biancazzurri al 25esimo vicini al vantaggio, ancora con Odgard che in area ospite calcia mirando all'angolino ma trovando una deviazione. Molto attivo il biondo danese prima però del vantaggio ospite, che arriva al 29esimo quando Schenetti in area controlla il pallone e poi calcia alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Ospite in vantaggio e Pescara che vede le streghe della C al cospetto di una squadra già virtualmente retrocessa ma che non regala nulla. I biancazzurri sembrano accusare il colpo con Dragomir per gli ospiti, ancora insidioso al 33esimo con un missile dai 30 metri che non inquadra però lo specchio della porta. Al 3° minuto della ripresa il Pescara è vicinissimo al pareggio con il portiere ospite che salva in area su Odgard. Sull'angolo seguente Torre di Scognamiglio e ancora danese pericolosissimo con la schiacciata di testa e con Borra che salva alla disperata. Si svegliano finalmente i biancazzurri che non sono però neanche fortunati. Al 7° però l'Entella non sta a guardare, sfiora il raddoppio con Settembrini che in area manda il pallone poco distante dal montante della porta abruzzese. Squadre che giocano senza eccessivi tatticismi con attacchi dall'una e dall'altra parte. All'8° minuto ancora il portiere ospite protagonista con la respinta con i pugni su conclusione di Masciangelo. Il Pescara fa quello che può e al 17esimo va ancora una volta vicino al pareggio con Vokic che trova la respinta, questa volta di Chiosa con il portiere Borra battuto. Al 22esimo ci prova anche Rigoni di testa ma il portiere della Virtus Entella para a terra. Per il Pescara non basta la buona volontà, perché con il trascorrere dei minuti i padroni di casa perdono di incisività con la Virtus Entella, che resta però in 10 negli ultimi minuti della partita per l'infortunio di Chiosa con tutte le sostituzioni già effettuate. Si arriva così al recupero con la zampata di Rigoni al 41esimo in mischia che regala il pareggio alla formazione di casa prima dell'assedio finale del Pescara, con al 93esimo il rischio di autogol di Pellizzer. Il Pescara getta alle ortiche la vittoria e resta attaccato ad un sottilissimo filo di speranza. Serie D, domani alle 15 il Pineto sarà impegnato al Civitelle per il recupero contro l'Agnonese, una partita che può prolungare l'ottimo momento pinetese, anche se non è da sottovalutare, come sottolinea l'attaccante Marco Ciarcelluti, che ritrova il gol una settimana fa contro il Matese. Ascoltiamolo. Sì,
Sì, è stata una doppia soddisfazione, anzi tripla, anche perché tornavo in campo, la partita precedente sono tornato in campo dopo 2 mesi e mezzo, caso di un infortunio muscolare abbastanza importante, quindi sono stato soddisfatto di rientrare in campo, segnare, aiutare la mia squadra a vincere una partita che spero ci possa portare in un cammino vincente da qui alla fine del campionato. Certo, partendo dal presupposto che io sono legato ai colori, alla maglia, alla società, essendo che sono qui da 5 anni, perciò mi sento in dovere sia nei confronti della squadra, dei giocatori, dei miei compagni, sia nei confronti della famiglia del Pianeta Calcio di stare sempre con loro, supportarli dagli spalti quando non posso essere in campo, dal campo ovviamente quando posso. Assolutamente, in queste partite qui l'ultima cosa che bisogna fare è guardare la classifica perché l'insidia è sempre dietro l'angolo, diciamo, perciò dobbiamo affrontare tutte le partite come se giocassimo con la prima in classifica per riuscire a fare più punti possibili da qua alla fine e toglierci qualche soddisfazione. Assolutamente, da quando abbiamo intrapreso questo nuovo cammino con il nuovo allenatore, l'obiettivo principale è stato appunto improntare una nuova forma di gioco, una nuova forma di personalità, di idea di squadra, che la mentalità è quella di fare il più possibile da qui alla fine del campionato, sia in campo, a prescindere dai punti fatti, in campo fare il più possibile, che poi ovviamente se fatte le cose come si deve porta punti alla squadra e posizioni in classifica. Sicuramente è cambiato poco il rapporto fra me e lui siamo grandi amici, fuori dal campo siamo stati sempre grandi amici, lo conosco ormai da 5 anni, abbiamo giocato insieme 3 anni, abbiamo condiviso lo spogliatoio, ci sono diverse aneddoti di Marco, però penso che la cosa che mi piace più ricordare di Marco è dire ai ragazzi più giovani che giocano con noi è che da capitano è sempre stato la persona più positiva che abbiamo mai conosciuto, sempre una persona che aveva una parola di supporto, una parola positiva anche per le persone che stavano sbagliando, una persona negativa, e questa cosa la si può vedere anche da Marco Pomante allenatore, perché l'allenatore è duro, un allenatore molto severo, ma un allenatore sempre positivo che anche se sbagli non verrà mai a dirti che hai sbagliato, ma sempre a darti la pacca sulla spalla e a dirti va bene, farei meglio la prossima volta. Calcio a 5, domani sera alle 20 al Pala Rigopiano di Pescara si disputa il recupero di campionato tra l'Acqua e Sapone Unigros e il Pesaro che ha appena conquistato la Coppa Italia. La squadra di Scarpitti cercherà una vittoria per riscattare l'amarezza di Coppa e agganciare in vetta i marchigiani che sono avanti di 3 lunghezze. Nel servizio ripercorriamo l'ultimo weekend del futsal. Sergio Zappalorto. Coppa Italia. Dopo il Pescara, altro amaro, tanto, troppo in bocca. Eliminate in semifinale, le nostre Acqua e Sapone Unigros, sia pure ai rigori contro l'Eboli, poi battuto in finale dal Pesaro, e al femminile Montesilvano dal Falconara. Consola, in rosa, ma in campionato, dopo il 7-2 a Firenze, la promozione nella massima serie del Francavilla, a cui vanno i nostri complimenti e un in bocca al lupo per la Coppa Italia che partirà contro la Best Sport Roma venerdì 30. E a proposito di campionato, in A2 la Tombesi Ortona chiude in bellezza conquistando la terza piazza che permette ai gialloverdi di giocare la prima dei playoff in gara secca in casa contro il CUS Molise Campobasso l'8 maggio prossimo. In B ennesimo successo della Demma a San Michele, nonostante le tante assenze di lusso, nei playoff se la vedrà con l'Itria. E ora la pallavolo, mastica amaro l'Abba Pineto che perde gara a Motta di Livenza in 4-7, sprecando occasioni importanti. Domenica tra le mura amiche c'è l'obbligo di vittoria per il sestetto di Rosichini che per trascinare la serie alla bella. Il servizio. Solo 2 abruzzesi in campo nell'ultimo weekend. L'Abba Pineto in A3 in gara 1 dei quarti di finale perde 3-1 e una grandissima occasione di giocarsi il passaggio alle semifinali al Pala Santa Maria, dove incontrerà in gara 2 quel Motta di Livenza forte sì, ma non insuperabile. Testimonianza sono i parziali regalati in riferimento al secondo e al quarto set, dopo aver sofferto soprattutto sul fronte delle battute. Massacranti quelle venete, poco efficaci e sbagliate nel momento sbagliato quelle pinetesi. Domenica 2 maggio la rivincita dove non sono ammessi errori. L'Abba può farcela oltre il valore dei trevigiani, trascinati da gamba, davvero è il caso di dire in gamba. In B1 femminile il recupero tra Connetti.it Chieti e Cisterna è finito 0-3. Pur lottando strenuamente nelle prime 2 frazioni, il sestetto di Nibbio cede e poi crolla nell'inutile 3ª frazione. Per sperare nel passaggio alla seconda fase, infatti, le neroverdi avrebbero dovuto vincere 3-0 o 3-1.
E questa era la nostra ultima notizia, tutti i servizi sono su YouTube e su tv6.it. Questa sera alle 21 c'è Proteramo di Jacopo Forcella e la prossima edizione del TG è alle 23. Grazie e buona serata.